la grande web radio degli italiani nel mondo. E buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio Free Station, tanto atteso, e soprattutto devo dire che mi sto meravigliando perché prima ancora che iniziasse la trasmissione ho avuto già una decina di contatti Skype che sono praticamente i fan del grande Fabrizio Moro. E allora, vediamo se Fabrizio Moro è qui con noi. Fabrizio, tu ci sei? Eccomi. Allora, tanto atteso, tante persone che ti amano, tante persone che amano soprattutto la tua musica, bisogna dirlo. Io però vorrei sapere un pochino da te quando hai cominciato a scrivere, perché tu sei non soltanto un cantante ma soprattutto un cantautore. Come è nata questo desiderio di scrivere canzoni? Ma in realtà iniziato a scrivere tantissimi anni fa. Ho iniziato a suonare la chitarra in primis, prima di iniziare a scrivere canzoni, insomma, ad adattare i miei testi in musica. Mi ricordo che avevo all'incirca 12 anni, sì, su per giù, facevo le scuole medie, quindi iniziavo a suonare e vedevo che attraverso comunque riuscivo a percepire questa sensazione già allora, no? Attraverso la musica comunque riuscivo ad esprimere comunque me stesso, i miei pensieri, i miei disagi, le gioie a 360 gradi, cosa che poi non riuscivo a fare, insomma, nella vita di tutti i giorni, essendo poi un bambino abbastanza introverso. Ma poi questo cammino, questo percorso mi ha aiutato poi nel tempo a diventare una persona un po' più estroversa, un po' più espansiva, perché poi non diventi se non riesci comunque ad adeguarti a questo percorso, che è un percorso abbastanza particolare, comunque poi viene schiacciato. Questa, devo dire che la musica mi ha dato moltissimo anche nel rapporto con le persone, no? Perché come ti dicevo ero un adolescente abbastanza chiuso. Senti Fabrizio, ma questo desiderio, diciamo, di scrivere era una maniera di far sentire agli altri, capire agli altri i tuoi stati d'animo, le tue emozioni che non riuscivi magari a dire a voce, proprio per la tua timidezza? È stato diciamo un modo trasversale per poter comunicare poi effettivamente quello che aveva dentro, i miei pensieri, le mie, insomma, come ho detto prima, le mie gioie, le mie paure, le mie ansie, no? Però devo dirti che poi più che altro mentre quando ero un po' più piccolo, quando ero un ragazzo, questa era una cosa che serviva per comunicare e basta, perché soltanto attraverso la musica e attraverso le parole scritte sul foglio di carta io riuscivo ad esporre quello che comunque circolava nella mia testa. Invece poi oggi è diventato anche un mezzo per trasmettere, comunque con la maturità è diventato anche un mezzo, un modo, la maniera esatta per trasmettere anche quello che magari non posso dire nella vita di tutti i giorni, ecco, esprimere comunque con il mio punto di vista sulla, riesco a esprimere il contesto in musica, il contesto in cui vivo, no? Certo. Le cose che mi piacciono di meno. È diventato un modo anche per trasmettere l'esperienza che negli anni ho accumulato sulle mie spalle alle persone che ascoltano la mia musica. Dobbiamo dire che comunque la musica forse è l'espressione più ascoltata oggi, no? Attraverso la quale si può parlare bene, si può parlare male della società, problemi che ci sono nella vita, l'amore per... Devi stare attento, perché poi quando parli sempre male comunque... No, male nel senso, cioè io posso essere stanca di una certa situazione ed esprimerlo magari in musica. No? Esatto, bisogna trovare il modo giusto per esprimere questo tipo di disagio. Io intanto però, siccome sai benissimo che sia le radio che i cantanti vengono sempre supportati dai fans, ti devo dare assolutissimamente i saluti da parte di Giuseppe e poi di Alessandro, non mi dicono da dove, da Pina e Fede che dice ti voglio bene, da Gaia, da Federica e ancora abbiamo Erika, niente, non riesco a leggere praticamente nella nostra community tutti i saluti appunto che ti stanno mandando. Grazie. E poi da parte di Manuel che è stato uno dei primi a chiedermi il contatto proprio per dirmi sono qui,
quando arriva Fabrizio. Senti Fabrizio, una domanda, tu sei praticamente romano? Sì. Sei romano diciamo c'è stato qualche cantante, diciamo che sono mezzo sangue calabrese romano. Ah, quindi c'hai comunque un po' di sangue caliente, quello calabrese, e un po' di sangue romano, che è un pochettino. Io conosco molto bene i romani, sono vissuta vicino Roma, ho studiato a Roma, e i romani però hanno un carattere abbastanza estroverso, quindi tu hai preso un pochettino del carattere calabrese, se vogliamo. Sì, infatti ti stavo dicendo, sono mezzo sangue, insomma, fino a un certo punto, non so, 70% calabro e l'altro 30% romano. Ecco, e quindi vabbè, ha prevalso su di te il carattere, cioè più che carattere, diciamo un pochettino il modo di fare dei calabresi, no? Che sono molto chiusi, sentono dentro determinate situazioni, però difficilmente. No, non tutti, ovviamente non si può generalizzare. Vabbè, chiaro, no, io conosco un po' di calabresi che sono un po' come te, se vogliamo. È chiaro, non si può generalizzare. Posso dirti che poi all'inizio c'è un po' di diffidenza, no? Senza Certo. generalizzare ovviamente sempre, però parlo nel mio caso, nel caso di tanti calabresi che conosco, c'è un po' di diffidenza, però poi quando insomma viene abbattuto questo muro, ecco, di solito il calabrese ti dona il cuore. Ti dona il cuore, è vero. Io intanto voglio mandarti saluti da parte di Manuel e Marica del gruppo Facebook Ultras del Moro. Saremo sempre schierati dalla tua parte. Grazie ragazzi, un abbraccio a voi. Vi riconosco, ma ogni tanto vado a leggere i commenti che postano, insomma, le cose che mi riguardano, insomma, abbastanza, ragazzi, abbastanza affidati, attorno a questa situazione. E beh, è chiaro, insomma, quando uno ama un cantante è normale che è sempre lì a vedere dove va, se è possibile incontrarlo, che cosa fare, perché comunque l'amore per la musica, l'amore per la musica che tu comunque doni, penso che sia contraccambiato da moltissime persone e questa è la cosa più bella. Se non ci fosse questo tipo di ritorno, penso che mi sarei scoraggiato già tanti anni fa. Invece. Si fa, io personalmente faccio questo lavoro per passione, però poi mentre sali i gradini, insomma, ecco, le scale dovrebbero diventare nel tempo meno ripide, no? Perché se Certo. trovi sempre difficoltà. È un lavoro, come ho detto all'inizio della nostra conversazione, è un percorso abbastanza faticoso, perché poi non mi piace definire un lavoro, è un percorso, è una scelta di vita abbastanza faticosa. Però ecco, l'amore che ricevo comunque mi dà, è la giusta, diciamo, la giusta medicina contro la depressione che ogni tanto sorvola i miei pensieri. Sì, anche perché dobbiamo dirlo che purtroppo in Italia, questa è una realtà, il mondo musicale non è molto aiutato da chi dovrebbe, no? Ci sono tantissimi cantanti che avrebbero veramente il merito di andare molto, ma molto più su, però la crisi discografica sta un pochettino, io dico, mazziando, no? Sta mazziando tantissimi cantanti, e non dovrebbe essere così, cantanti che magari hanno tantissimo successo all'estero, sono conosciutissimi all'estero, però noi questi momenti di abbattimento non dobbiamo mai averli, perché sappiamo che tu, Fabrizio, sei un grande, fai sempre bella musica e soprattutto che c'è un grandissimo gruppo che ti adora e che ti sta sempre vicino, se non altro con il pensiero. I momenti di abbattimento nella vita li abbiamo tutti, ovviamente, no? Certo. La crisi non è che ha toccato soltanto la discografia e tutti quelli che fanno il mio lavoro, mi si è toccato un po' tutti, però come dici tu, insomma, bisogna avere sempre speranza, sembra è un po' retorica questa cosa, un po' banale, no? Certo, In certo. realtà se poi non riesci ad avere speranza durante il tuo cammino, la vita diventa molto molto più complicata. Cioè io sono di un parere che poi alla fine, quando ci vedi veramente una cosa, quando hai speranza, appunto, quando sei convinto di quello che stai facendo e lo fai bene, poi alla fine i risultati arrivano sempre in qualche modo, no? Ovviamente se le fai bene le cose. Certamente. È la fortuna di avere insomma un po' di talento, ecco, non bisogna mai buttarsi giù, perché soltanto attraverso le nostre forze possiamo riemergere. Questa è una cosa che racconto sempre, soprattutto a mio figlio che ha 5 anni, ancora tante cose non le capisce, però ai ragazzi che vengono ai miei concerti, ai ragazzi che incontro al backstage, a tutte le persone che hanno meno esperienza di me.
Senti, ci sono due ragazze, Pina e Federica, che hanno gli esami per la maturità e vogliono gli auguri da parte tua. Ecco, su queste cose io, a parte gli auguri, questo è un incubo che ancora, ogni volta mi parlano della maturità, io ho avuto dei problemi pazzeschi al liceo, quando andavo a scuola io... Li ricordi quindi in maniera negativa? No, a un certo punto io non sopporto tutto quello che mi viene imposto, no? Non l'ho mai sopportato, infatti anche quando ero piccoletto mia madre mi racconta sempre che doveva sempre, ogni tanto mi doveva prendere a schiaffi, vi giuro, questa dalla scuola è militare, cioè non ho mai, ogni volta che ripenso a quel momento lì mi vengono un po' torticare, capito? Perché non riuscivo a sopportare l'imposizione dell'orario scolastico, non riuscivo a sopportare l'imposizione dei professori. Questa è una cosa che ancora oggi, ecco, sono felice di non avere quel problema. Li hai superati ormai gli esami di maturità. Anche se poi ho continuato per quanto mi è stato possibile e per quanto ancora mi è possibile comunque a studiare da solo, no? Certo. Per i fatti miei a casa comunque ho continuato a leggere libri, che sono appassionato di storia, non so quanti libri ho a casa, no? E devo dire che comunque, ecco, così riesco, quando io riesco ad essere, diciamo, libero dai vincoli, allora riesco a rendere al massimo. Quando invece sono delle imposizioni, ecco, devi entrare alle 8:30, devi uscire all'1:30, devi essere interrogato quel giorno, lì non rende. Ti senti stretto in poche parole? Ero completamente una capra, cioè non andavo malissimo, cioè ogni anno mi bocciavano, non so quanto, cioè, alla fine me ne sono andato. Dice, è meglio andare via. Senti, questa è una caratteristica, insomma, che ancora mi accompagna la vita, però. Vabbè, meglio così, vuol dire che non hai cambiato il carattere e non c'è nulla che te lo faccia cambiare. Ed è una cosa positiva questo. In bocca al lupo comunque a tutti i ragazzi che stanno affrontando la maturità. Crepi lupo da parte Nora. Senti, se tu dovessi dire grazie a qualcuno per essere arrivato, anche io parlo a livello di familiari, di amici, di fidanzata, di ragazza, di cugini, che chi è che ti ha detto: Fabri, ma guarda che tu sei proprio bravo, ma perché non ti butti a cantare? Perché non fai ascoltare la tua musica? Quindi chi è che ti ha dato il primo calcetto, in senso buono della parola, nel senso che ti ha fatto avere più fiducia in te stesso? Ma in realtà, sai, non mi viene in mente nessuno, dicevo la verità. Nel senso, la gente, le persone, gli sconosciuti. Certo. Le persone che ascoltavano la mia musica quando ho iniziato a suonare nei club qui a Roma, in giro, nelle piazze, gli sconosciuti. Che sono sinceramente persone che ho avuto vicino. La mia famiglia è sempre stata abbastanza contraria. Quando ovviamente dovevo scegliere il mio percorso di vita, comunque. Ovviamente ritorniamo sempre lì, no? Arrivando comunque, sono cresciuto in una famiglia comunque un po' integralista, no? Uh-huh. Da questo punto di vista, no? Mia madre mi ha sempre detto: trovati un lavoro come si deve, cerca di portare il pane a casa e di andare, insomma, dritto per la tua strada solo e soltanto in questo modo, no? E quella infatti era un'imposizione, no? L'imposizione, certo, di cui parlavamo prima, no? E questa cosa qui, insomma, ha fatto scattare. Oggi io ringrazio mio padre, insomma, per questa cosa, perché questa cosa comunque mi ha fatto scattare poi la ribellione nei confronti di un certo tipo di sistema, no? Di educazione. Quindi ho iniziato a suonare proprio perché, cioè, volevo esprimere me stesso in quel modo lì, in maniera libera, totale, no? E quando ho iniziato a suonare, poi i primi complimenti, i primi incoraggiamenti che ho ricevuto sono arrivati dagli sconosciuti, da quelli che incontravo per strada. E che ti hanno dato la carica, praticamente. Grazie ancora oggi ai ragazzi di Milano, grazie a mia mamma, grazie a tutti i ragazzi che comunque hanno sostenuto sempre fin dall'inizio il mio progetto. Senti, mi stanno chiedendo la data del Coca-Cola Summer Festival. Quando andrai? Andrò, in realtà ancora non so, perché iniziamo stasera, domani sera c'è un concerto a Frosinone. Ma dai, vai a Frosinone? Sì, sì, sì. Io sono vissuta tantissimi anni a Frosinone, purtroppo ora sono a Torino, altrimenti sarei venuta. Dove andrai? L'Arcio Wave Festival, la Villa Comunale di Frosinone. Ah, giù De Matteis. Sì, suoneremo nella Villa Comunale di Frosinone. E ti dicevo, questo fine settimana, non so il giorno, l'orario preciso, perché là è lì il casting continua, diciamo,
gli orari sono in continua evoluzione, quindi ancora non me l'hanno comunicato, comunque questo fine settimana ovviamente, perché finisce domenica sera, però tra i due giorni non so qual è ancora. Ho capito, quindi ancora non si sa. No, ancora non si sa. No. Ho capito. Senti, come, che ricordo hai tu del Festival di Sanremo, dove comunque tu hai vinto con una bellissima canzone che mi stanno chiedendo, ma che poi metteremo al di fuori della tua diretta qui oggi, perché sappiamo che dobbiamo mandare due canzoni soltanto. Ma che ricordo hai di quel festival del 2008 dove tu appunto hai vinto con... cioè, scusa, nel 2007, dove tu hai vinto con il brano Pensa, e che era un brano, se vogliamo, un po' particolare, no? Perché era dedicato alle vittime della mafia. Anche quel brano l'avevi scritto tu? Sì, credo di sì. credi? Scrivo sempre tutto io, musica, testo, qualsiasi cosa che hai ascoltato di Fabrizio Mora è tutto frutto del mio sacco. E tranne ovviamente i versi poi scritti a quattro mani, no? Ci sono dei versi che ho scritto insieme con i miei collaboratori, che ho firmato insieme ai collaboratori, però per quel determinato, insomma, periodo storico, mi ricordo che quello è stato un momento molto particolare, molto molto particolare, perché in pratica è cambiata la mia vita in un... È stato quello, diciamo, in una serata, cioè un ricordo abbastanza confuso di quei giorni, perché sono successe tante cose, sono successe in fretta, cose che non immaginavo. Comunque ovviamente un bellissimo ricordo, cosa che non ho invece del Sanremo successivo, nel 2008, perché nonostante il brano è andato, poi eppure mi è cambiato la vita, è stato un brano che poi si è classificato perso nella categoria Big, ed è stato un disco di un brano che, insomma, sia il disco che il brano sono andati addirittura meglio del disco del brano precedente, no? Uh-huh. Però non ho un buon ricordo, perché mi ricordo che c'era una pressione pazzesca intorno a me, no? Perché tutti aspettavano il varco, perché quello che era successo nel 2007, insomma, tante persone avevano digerito bene, tante persone no, e quindi tutti stavano aspettando lì, che adesso chissà che cosa succederà, chissà se è stato un caso, chissà se ha avuto fortuna, c'è sempre un po' di... E invece dobbiamo dire che è stato un momento... Di competizione intorno al mio lavoro, no? Intorno alla discografia in generale, e mi ricordo che quell'anno, insomma, c'erano un po' tutti i fucili puntati contro. E non l'ho vissuta bene, perché non avendo l'esperienza che ho invece oggi, comunque sono andato lì, insomma, con un atteggiamento un po' remissivo nei confronti dei giornalisti, nei confronti di tanti miei colleghi, nei confronti della discografia stessa, della casa discografica che stava gestendo in quel momento il mio album. E non ho un bel ricordo di questo Sanremo lì, non l'ho vissuto bene, no? E questo poi, tante cose poi serve tempo, serve esperienza e maturità per accettarle, per metabolizzarle, per cambiarle anche in un certo senso. Però gli anni successivi poi sono successe tantissime cose, cioè, in realtà sono passati poi alla fine 7 anni, 8 anni, no? Certo. A me sembra che ne siano passati 30 di quello che è successo. E invece? Sono pochissimi gli anni. Sì, alla fine parliamo di 7-8 anni, insomma. Parliamo dal 2007, ci sono 8 anni. Senti, il tuo ultimo album è un album che è nato come? È nato come? È nato, questo ormai è diventato, ecco, questo è un altro peso, no? Per esempio in questo momento, allora, sono stato un anno in fase di preproduzione. Poi abbiamo fatto 6 mesi in studio per chiudere quest'album, mi avete girato 10 assoluto, e poi adesso siamo in tour, no? E già fin da ora sto pensando al prossimo album. Quindi la tua mente è un continuo lavorare comunque. Sì, non mi fermo mai, perché poi quando arriva ci sono dei momenti morti, momenti in cui stacchi il cervello, è proprio il cervello che si stacca, anzi scusa, perché se fosse per me non staccherei mai, sto sempre lì con la testa, no? Cioè, a cercare continuamente idee di testo, idee di arrangiamento, idee sonore,
idee di sound, idee insomma, idee di progetti. Mm-hmm. Però ci sono dei momenti, ecco, come questo, in cui magari la testa si stacca perché non devo più, e in quei momenti io comincio a soffrire perché ricerco continuamente le idee, come ho detto, e non arrivo. Questo, molto, questo già pensando al disco, al prossimo anno. Certo. E tutto quello che arriva non riesce mai a darmi soddisfazione. Quindi praticamente tu è come quando uno desidera un oggetto, una volta che tu l'hai avuto, tu pensi già a quello che vorresti fare poi dopo. Quindi non ti dà soddisfazione, non c'è, cioè non soddisfazione, scusami. Sì, non c'è, sai che c'è? È una voglia di fare. Bene. Non c'è niente di materiale però. Tu dici un oggetto, è vero, no? Però non c'è niente di materiale. Questo è tutto un po' legato anche al caso, no? Certo. Quando arriva un brano, comunque io ancora oggi non riesco a capire come arrivano i brani. Ci sono dei, non ho ancora fatto pace con questa cosa, non ho ancora capito il meccanismo che scatta, no? Ci sono dei momenti in cui ti metti lì davanti al foglio di carta e ci stai giorni, mesi, capito? E non riesci a tirare fuori neanche mezza strofa, oppure tiri fuori cose che non ti soddisfano, non ti hanno soddisfazione. E ci sono dei momenti in cui invece, nei momenti intramonibili, mentre stai pensando ad altro, in cui magari io giro sempre col foglio da penna, sempre in continuazione, scrivo in continuazione. Sono momenti in cui arriva un testo, come è stato per Pensa, come è stato per Sono solo parole, che ho scritto per Noemi, come è stato per Libero, come è stato per tanti miei brani. Sono momenti in cui arriva la canzone, è come se ci fosse qualcuno, una mano invisibile che mi fuga nella testa e mi mette lì la cosa, capito? Certo. Se io riuscissi a capire oggi il meccanismo, capito, la parte tecnica di questa cosa, se esiste una parte tecnica, no? Allora avrei risolto, credo, l'80% dei problemi della mia vita. Qui a me sta venendo questo per farti capire quello che provo quando sono in fase di... Certo. Come è nato questo disco, no? Sì, per farti capire quello che provo nella fase di creatività. Io prima di ascoltare insieme a te un primo, e poi vediamo se riusciamo ad ascoltare anche il secondo brano, voglio a tutti i costi mandarti saluti da parte di qui l'ho perso, io mi sembra che era Gaetano, che già mi chiede appunto quando ci sarà il prossimo album, persone che dicono ci vedremo sicuramente a Frosinone, persone che vogliono sapere quando andrai nel napoletano, quando andrai in Calabria, quando andrai, cioè quali saranno e dove possono vedere i tuoi spostamenti. Allora i miei concerti, tutto il tour comunque è pubblicato sulla pagina ufficiale di Facebook e il calendario è in continua evoluzione e comunque sui miei social. Però io ci tengo a dire che quest'anno poi l'appuntamento più importante sicuramente sarà il 20 di luglio alla Cavella dell'Auditorium di Roma, dove stiamo, questa è una cosa che mi sta veramente, veramente muovendo, perché il palco della Cavella è uno dei palchi più prestigiosi che ci sono in Europa, e quindi queste cose io la sto sentendo parecchio sulle spalle, perché poi abbiamo in pratica la terza data romana, perché abbiamo fatto, ci sono stati due sold out all'Auditorium Concertazione di Roma e abbiamo deciso di fare di regalare questa ulteriore ulteriore concerto romano, no? Sì. E quindi in vista di questo evento così importante stiamo lavorando sulla scaletta già da diversi mesi, che proporrò una scaletta completamente diversa rispetto a quella che sto proponendo in tutta Italia in questo momento, no? Nel tour che sto affrontando in questo momento, perché la Cavea è un'occasione, diciamo, irripetibile, almeno per quanto mi riguarda in questo momento. Certo, allora è ritornato a scrivere. Ci tengo a fare una bellissima figura, ci tengo insomma anche ad invitare i ragazzi a questo evento, perché sarà l'evento più importante, insomma, di questi ultimi tre anni. Allora, la persona che ti salutava con tantissimo affetto era Capitan Moro, indubbiamente fa parte di uno dei tuoi gruppi, e quindi appunto ricordiamo che basta andare sulla sua pagina e vediamo giornalmente gli spostamenti che il nostro Fabrizio Moro avrà durante questo periodo estivo, e quindi credo che toccherà parecchie città italiane, quindi basta appunto vedere e andare logicamente al concerto, no? Sì, faremo un tour fino alla fine di settembre.
Quindi fino a fine settembre potete andare dove e come volete. Continuano qua i saluti da giramenti di testa veramente, perché non si riesce veramente a leggere Moro Pratici, Raffaella, e poi abbiamo ancora Davide, Martina, Eleonora, tantissime persone veramente che ti stanno dimostrando tanto di quell'affetto veramente impossibile. Io a questo punto mando praticamente una canzone e l'ascoltiamo insieme e poi ci salutiamo, va bene? Ok. E allora mandiamo Acqua. Ascoltare impazienti il fluire del tempo, assicurarsi con un piccolo dolore di essere veri, lasciare un frammento del nostro pensiero a chi ha pensato poco o non ha pensato mai, distrarsi dal passato, crescere un figlio, sbagliare a priori, piangere, tutto questo è vita, tutto questo è svegliarsi con la voglia di fare e puntualmente non fare, riscuotere il consenso di chi non ti ha voluto bene, straziarsi la testa schiavi di un pensiero, andare forte, sempre più forte anche in salita, e chiedermi ogni giorno tu dove sei finita, se tutto questo è vita e io la lascio correre, tu sotto a queste scarpe, fra le mani, davanti agli occhi e nello stomaco. Camminare, 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 camminare su una strada di chiodi a piedi nudi e sopportare il dolore. Lasciare che il tempo ci invecchi le ossa scaldate dal coraggio acquisito a forza di pugni nella faccia. Affrontare il percorso nella notte senza torcia, spostare i ramoscelli dagli occhi, tutto questo è vita, fumare, bere, ridere, scopare, fare l'amore, insistere quando le spalle hanno ceduto a fatica e chiedermi ogni giorno tu dove sei finita, se tutto questo è vita e io la lascio correre. Sotto a queste scarpe, fra le mani, davanti agli occhi e nello stomaco. Sciacquarsi la bocca prima di sputare in aria. Esistere e chiedermi ogni giorno tu dove sei finita. E allora, che dire ragazzi, è stata una mezz'ora veramente grandiosa con il nostro Fabrizio. Fabrizio, io ti devo ringraziare per aver accontentato tutte le persone che da mesi ci stavano appunto chiedendo la tua presenza qui in Radio Free Station. Insomma, vabbè, il minimo. Io ringrazio voi e saluto tutti i ragazzi che si sono collegati, insomma. Vi abbraccio, vi do appuntamento a tanti di voi, insomma, domani sera a Frosinone, la via comune di Frosinone. Gli altri, insomma, durante il tour ci vedremo, insomma, in un posto e in un altro. Certo. Grazie a te, grazie a voi e un abbraccio a tutti, ragazzi. Grazie davvero di cuore. Grazie. Grazie a te.